agnellino appena nato qui al pascolo. Ora piano piano lo prendo in braccio e facendomi seguire dalla mamma lo porto giù insieme a tutto il gregge. Cerca di ciucciare, ha già ciucciato, ma la mamma, che è giovane adesso, è preoccupata perché l'avevo lasciata un po' indietro da sola, e quindi adesso che si è riunita con le altre è contenta. Dovrò portarla fin laggiù, vicino al casone, dove chiuderò per la notte le pecore in un recinto, e in un recinto adiacente, proprio appiccicato, le mamme e la mia tenda, così di notte dormo dalle mamme, dove riesco a vedere in basso tutto il recinto. Eccolo che ciuccia. Finalmente la mamma si è calmata e lo lascio ciucciare. Lui è sveglio, tira un sacco di latte e piano piano ci stiamo spingendo sempre più bassi verso il casone. Cavalle brave che si inerpicano in mezzo alle rocce fino in cima alle montagne. Brave le mie cavalle, coraggiose, abituate a tutto. Abituate alle Dolomiti, ad arrampicarsi fino ai crinali dei punti più estremi, passare frane anche col basto, e anche abituate a stare per strada vicino a macchine, tir che passano velocemente, che fanno rumori improvvisi. Sono abituate a tutto queste cavalle, bravissime, bravissime. Buona l'erba qui, oarina, eh? Mi si è annodata la lingua. Guarda! Vai a cuccia te, siete gelosi, eh? Volete le coccole solo per voi? All'ombra, Drago, mio, Darko, Darko che si fa il bagnetto. E un po' di nonna. Ma dura poco perché tanto si va in su adesso. Andiamo un po' più in su. Laggiù c'è anche Gemma. Le asine invece si sono fermate un po' più in basso. Sono meno avventuriere.
Dai, drago, cosa mi spingi?